Nello specifico proprio del parent training, perché mi ha detto che lì, adesso l'hai accennato, e mi ha detto anche quel vocale che è lì che utilizzi tanto la TSS. Dicevi che in particolare T è di aiuto per renderlo più rapido poi tutto il processo del parent training. Mi fai capire un pochino meglio come mi interessa questa cosa, come la utilizzi, come la integri con il lavoro con i genitori? Sì, rende più rapidi gli incontri perché noi dobbiamo pensare che quando c'è un parent training, quindi ci sono due persone, non hai più la singola persona davanti, ma hai la mamma e il papà. Quindi essendo in due, tutti e due portano i loro vissuti, le loro esperienze, le loro fragilità, le loro difficoltà. Per cui nel momento in cui tu non strutturi molto bene l'incontro dall'inizio alla fine, rischi di perderti tra le loro diverse opinioni, interpretazioni delle situazioni problematiche con i figli, eccetera, eccetera. Quindi avere già una strutturazione dell'incontro dall'inizio alla fine, dove tu hai chiaro, è brutto dire una scaletta, ma in realtà un qualcosa che ti orienta a capire come puoi condurli al meglio alla ridefinizione del problema che deve essere ovviamente definito da entrambi come un problema, perché poi quando hai una mamma e un papà non tutti e due sono sempre concordi nel vedere quel tipo di comportamento del figlio come problematico. Allora, riuscire a trovare un accordo e a definire insieme per tutti e due, che quello è un problema su cui insieme tutti e due in quel momento vogliono andare a lavorare perché è una priorità, è un'urgenza della loro famiglia, beh, questo ci fa risparmiare tantissimo tempo, ma ci permette anche di poterci già orientare ad una serie di strategie e di tecniche che io posso già subito, fin dal primo colloquio, dare ai genitori per potersi sperimentare nella relazione col figlio e per poter vedere fin da subito dei primi cambiamenti. Quindi, dal mio punto di vista, quando io mi sono formata con la TSS, ho iniziato a vedere una rapidità, una velocizzazione, se vogliamo, della mia capacità nel riuscire a cogliere immediatamente i punti centrali su cui lavorare e poi effettivamente integrare fin da subito le strategie. Quindi sì, mi aiuta, soprattutto con i genitori conflittuali. Quelli che ti arrivano in seduta e non sono d'accordo su nulla. Quindi già il problema è tra di loro, prima ancora di essere loro con il bambino. E in questo riusciamo a ottenere una maggiore efficacia. Vedete il fatto di, se ho capito bene, aiutarti a aiutarli a definire il problema, che poi peraltro noi diciamo, no, definite il problema in termini operativi, cioè non vi Operativo. accontentate di c'ho l'ansia, ho la bassa autostima, sono infelice, ho l'obiettivo, voglio essere più felice, voglio che ci sia armonia, ma definite in maniera operativa, cioè un modo per dirlo è in termini comportamentali, ma forse più specifico in termini osservabili. Questo permette anche effettivamente nel lavoro con le coppie, con i genitori, con le mamme e papà, con le mamme e papà, perché oggi abbiamo sempre di più anche questo tipo di situazioni, il fatto di poi trovare un accordo. Cioè, mi ricordo questo aneddoto di John Locke, del filosofo John Locke, dove non mi ricordo dove si trova, forse in un'aula dell'università, e c'erano diversi accademici che discutevano tra loro su una cosa, e c'era la left wing e la right wing, e erano in disaccordo fino a che John Locke non chiese scusate, ma state parlando del oggetto X, non mi ricordo cosa fosse. Cosa intendete per X? Cosa intendete per questo oggetto? E quando tutte e due diedero una definizione, videro che davano la stessa definizione in realtà della cosa. Tutto questo per dire che nel momento in cui andiamo poi a definire in termini operativi che cosa significa avere una famiglia più serena, che il nostro figlio si comporti meglio, ritari al genitore. Nostro figlio si deve comportare meglio, no, non si deve comportare meglio. Nostro figlio deve poter vivere bene nel mondo. Ok, ma cosa intende per uno e per l'altro? E magari poi è la stessa cosa in termini operativi, in Esatto. termini comportamentali. Sì, tra l'altro io mi aiuto molto, amante dei protocolli, penso forse come dicevi giustamente tu, perché l'approccio cognitivo-comportamentale ti dà una serie di protocolli. Io ho anche delle schede dove ai genitori metto davanti i comportamenti del bambino, quindi comportamenti osservabili lievemente negativi, gravemente negativi, perché gli faccio riflettere che spesso loro agiscono
così di impulso, a caso, senza avere una linea coerente educativa sul bambino, e agiscono allo stesso identico modo anche a livello punitivo, sia con i comportamenti lievemente negativi che quelli gravemente negativi. Cioè, un conto che tu hai un bambino che picchia gli altri, lancia gli oggetti, fa male a se stesso, oppure per esempio ai genitori, quelli sono comportamenti gravi. Un conto invece che i comportamenti lievemente negativi, come il bambino che si lamenta, il bambino che si oppone e si rifiuta dal fare una richiesta del genitore, il bambino che per esempio, non so, dice le parolacce, quelli sono comportamenti lievemente negativi. E se il genitore risponde allo stesso modo, sia con il lievemente che con il gravemente, ovviamente non riesce a raggiungere i suoi obiettivi. Ecco perché già avere un qualcosa che mi permette di orientarli a conoscere prima di tutto di che cosa stiamo parlando e a portarli su quello che dicevi tu, sul comportamento osservabile, per definire in modo più operativo qual è il problema su cui dobbiamo andare a lavorare, questo ci dà una grandissima marcia per andare ancora più spediti nella risoluzione del problema.